Mini Conte! Ma cosa succede? Mini Conte, sei qua? O sei qua? Conte Minimo? Conte Minimo, non vedo niente! Oh, santo cielo! Tutta la famiglia si sveglierà e io sono nella stanza di Massimo! Cos'è questo? Niente, ora devi andare a dormire. No, dai, forza, no, a dormire forza, da sola, Lara, no, per dormire. Favore. No, non posso, sì, non posso, non puoi, posso, sì, dico sì. Che non posso. No, 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 per favore. Per favore, per favore. Ah, oh, meno male. Flor, cos'era quel fracasso? Quale fracasso? Rumore, musica, cose strane. No, io non ho sentito niente. Mm-hmm. Da dove vieni? Io? Da dove vengo? Sì. No, se te lo racconto muori. Beh, da dove vieni? Raccontami. Ah, lo vuoi sapere? Mm-hmm. Che... No, ok, ma pensa un po' che io a quest'ora sto portando delle cose alle signorine perché dormano più comode. Quella dell'albergo è stata un'idea tua, comunque non ti credo molto, non so perché. Sai, a me, ti confesso, strega diffidente, non preoccupa che tu mi creda oppure no, davvero non mi interessa, non mi importa. A quest'ora della notte, così vicino alla porta di Massimo, stai attenta. Perché per i tuoi capricci, uno dei tuoi ragazzini si potrebbe bruciare. Tu non vincerai. Scordati di vincere. Ti detesto! Una storia che tu storia, una risa che tu risa, el amor que no se muerde y la misma canción. Es el sueño que me espera, una espera que se sueña para todos, una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega Floricienta, Scusa. Franco, ti ho confuso con un'altra persona, perdonami. No. Sì, sto pensando. Che cosa ti è successo? Sono un imbecille. Non riesco a togliermi dalla testa una donna. Solo questo, ecco che mi capita. Che è successo? Che ti ha detto? Che ti ha detto? Mi ha chiamato Olivia. Ti ha chiamato Olivia? Oh, santo cielo! Quando un uomo mi amerà così? Quello sciocco di Nicola sicuramente mai. Floricienta, che fa che tu svegli a quest'ora? Non lo so, me lo sto chiedendo anche io. E tu? Io neanche sapere con tutta questa storia di pensionato, io... Mi essere molto eccitata. Ma anche io, però per un'altra cosa. Non dire niente, io indovinare. Per signor Conte. Sì, per il Conte, perché... Non lo so, non capisco. Sì, no, sto con te, non sto con te. Mi sposo, non mi sposo, sono stufa. All'improvviso apro gli occhi e mi ritrovo in camera sua. Ti rendi conto? E inoltre c'è quella strega di Delfina con il tridente che aspetta di colpirmi in qualsiasi momento, che sta addosso ai miei ragazzi. Mi innervosisce, mi angoscia, mi dà la sensazione che in qualsiasi momento capiterà qualcosa. Non so che fare, non so che pensare. E poi sono innamorata di lui e non lo posso evitare. Per favore, non disperare, Floricienta. Dare tempo a signor Conte e aspettare. Non posso aspettare. Oh, sì, posso aspettare, ma vorrei che tutto fosse più semplice. Vorrei che fosse tutto come Segundo, che è venuto e mi ha detto ci fidanziamo. E basta, tutto chiaro, facile. Ah, e tu cosa dire? Di no, Greta, pensi che io sia pazza? Sono un po' confusa, ma so quello che il mio cuore vuole e quello che il mio cuore non vuole. Floricienta, tu dovrai mettere puntini sopra lei e parlare una buona volta con signor Conte. Ma ho paura.
Ho paura che quella strega di Delfina faccia qualcosa ai ragazzi se mi avvicino a lui. E ho anche paura per la promessa che lui ha fatto, che tutti patiremo le disgrazie che stiamo patendo, no? No, la cosa migliore che dovere fare per non avere paura è chiarire dubbi e parlare chiaro, chiaro, chiaro. Essere chiara? Picasso, ma non hai sonno? Come mai, eh? E tu... Thomas, sei ancora sveglio? Hai visto quanto ti ho aspettato? Hai scoperto qualcosa? Sì, tutto organizzato con i miei colleghi di Salta. Bene, bene, che si deve fare? Puoi scrivere un messaggio alla tua amica e io... E poi sì, io... sì, gliel'ho già scritto. Ecco, ascolta. Roberta, mi manchi, come stai? Perché sei andata via, Thomas? Bene, mettiglielo e mandalo, dai. No, non è così. No, basta, smettila di prendermi in giro e mandalo. Domani ti racconterò la storia del colombo. Ora copilo, accudiscilo e fallo dormire. Ci vediamo, perché ciao. Domani? Senti, Picasso, io fino a domani non aspetto. La nottata è molto bella, tu devi andare a Salta. Roberta non può aspettare, vieni che ti metto sulla zampa. No! No, Picasso, Picasso, vieni qua! Salve, Segundo, sono Delfina, la fidanzata di Massimo, suo cugino. Ah, Delfina, è successo qualcosa, perché è un po' tardi. No, le chiedo mille scuse per l'ora. La chiamo per Flor. Per Flor? Le è successo qualcosa? No, mi ha raccontato che lei le ha fatto una proposta di fidanzamento. E perché l'ha raccontato a lei? Beh, insomma, non andiamo d'accordo, ma siamo sempre sorelle. Non importa, me l'ha raccontato. Io so che Flor l'adora con tutta l'anima, però ha dei dubbi, capisce? E io, beh, le ho parlato un po', le ho detto cose da donna, le ho dato alcuni consigli, però, beh, lei... Io credo che lei voglia dirle di sì, insomma. Solo penso che abbia bisogno come di una spintarella. Ah, sì? E come? Senta, io credo che lei voglia essere la sua fidanzata, però ha paura, capisce? Perché è come se avesse paura che lei la possa abbandonare sull'altare, mi capisce? Che lei dica sì, voglio sposarmi con te, e poi lo sa che prima o poi lei si renderà conto della differenza sociale, questo è ovvio, però... Però, insomma, non so, a me sembra che se magari lei facesse un po' di pressione, Flor potrebbe anche sciogliersi. Lei pensa? Assolutamente sì, le dico che è così. Le chiedo solo per favore di non dirle che le ho detto tutto questo, perché Flora è molto orgogliosa, sa, non le piace essere aiutata in niente. E non pensa neanche, lo stanno facendo per il mio bene, che bello. No, lei non pensa mai questo, sa. Bene, beh, Segundo, le mando un bacio, auguri. Ah! I fiori preferiti di Flor sono quelli gialli. Gialli. Posso farti compagnia? Sì, certo, sì. Scusami di nuovo. Non preoccuparti, è stato tenero quello che è successo. La ami molto. È stata l'unica persona che mi ha fatto innamorare davvero. Questo è importante. E perché volevi stare con me allora? Non so, e per questo ti chiedo scusa, io... Ho tentato di dimenticarmi di Olivia con te e in realtà mi sono reso conto che non posso farlo, né posso uscire con qualcuno in questo momento. E tu mi stai simpatica, non è per te. È che io ho la testa in altre cose, è questo. Va bene, possiamo essere amici allora. Sì, sì, penso di sì. Amici? Basta, ferma Laura qui, ci possono vedere. Beh, allora vieni qua. Conte Minimo, sei qui. Qui non c'è. Ah, Conte Minimo, ti sto cercando. No, questo non va. Io sto cercando lui, no, per nessuna ragione. Lui deve cercare me, sai perché non mi sta cercando? Perché sta con quella strega di mia sorella. E quando lei scopre che lo sto cercando farà qualcosa di male ai ragazzi. Delfina è una strega e lui è un indeciso. Sei sempre così inquieto, eh? A volte sì. Ti voglio giocare, perché non rimaniamo? Sì. Allora, ehi, entriamo. Nel tuo sguardo son perduto, tutto inesistente, perché senza di te non c'è più niente. Ah, mamma, non è stupendo che Segundo abbia proposto il matrimonio a Flor? Pensa tu, quella servetta a calapiata.